Una delle novità di questa edizione del Concerto di Passione è stato il luogo. Non più la piccola chiesetta della Confraternita di Santa Maria della Neve, ma la più accogliente anche per il numero di persone oggi presente, la più accogliente chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi. Però oltre a questo c'è anche un'altra novità quest'anno. Quest'anno l'Associazione Nantes e la Venerabile Confraternita di Santa Maria della Neve ha deciso di istituire il premio Troccola d'Oro, un premio a cadenza annuale, creazione del maestro cartapestaio Roberto Perrone, che intende dare riconoscimento anno per anno a quel personaggio gallipolino e non, che a giudizio degli organizzatori nel corso degli anni si è impegnato per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale, con particolare riguardo naturalmente ai riti della Settimana Santa. Come primo anno si è voluto con grande piacere assegnare il premio al maestro Francesco Leone. Prego maestro, consegna il premio il presidente dell'Associazione Nantes, Cosimo Maggio. Premio Troccola d'Oro 2008 al maestro Francesco Leone, il quale nel corso degli anni si è impegnato per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico culturale gallipolitano. Egli con competenza, abnegazione e profondo amore per le tradizioni locali ha riportato alla luce dal dimenticatoio in cui era finito il patrimonio artistico culturale costituito dalle marce lugubri e funebri composte da alcuni maestri concittadini di cui sono proprietarie le confraternite di Maria Santissima del Monte Carmelo e della Misericordia e la confraternita del Santissimo Crocifisso. Prego. Proseguiamo ora con l'inno A Cristo Morto, Eis Ventura, del maestro Monticchio, di proprietà della Confraternita del Santissimo Crocifisso. Ad eseguire il brano, accompagnata dall'ensemble di fiati dell'Associazione Santa Cecilia, il soprano Antonella Marzi. Antonella, nata a Gallipoli nel 1986, frequenta il quinto anno del corso di canto presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, sotto la guida del maestro Maurizio Picconi. Ha una buona attività concertistica sia come solista che in importanti formazioni corali, tra cui il coro polifonico Antonio Vivaldi, diretto dal maestro Luigi De Luca. Collabora attivamente con l'Orchestra Santa Cecilia di Gallipoli in qualità di solista. Accogliamo con un applauso Antonella Marzi.
pensiero, grazie, la tua bravura per essere stata con noi. Il prossimo brano è Madre dei Dolori, dei maestri Manzolelli e Ponticelli, di proprietà della Venerabile Confraternita di Santa Maria degli Angeli, donata dagli autori lo scorso anno in memoria del compianto priore Nicola Tramacere. Seguirà la poesia La Desolata del canonico Don Luciano Solidoro, declamata da Alberto Gorgoni. Thank you.
Sul Calvario c'è la madre, mentre il figlio in croce muore. Chiuso è il cielo al suo dolore ed attonito si sta. Sta morendo il figlio santo, il divino redentore. Spento il labbro, aperto il cuore per l'umana crudeltà. Su, venite stanche genti, dalle piaghe tormentate. Su, venite ed ascoltate il materno sospirar. Figlio mio, mio solo bene, e chi mai t'ha condannato? Chi fu mai quell'uomo ingrato, la cagion del tuo patir? Son fratelli e figli tuoi, madre santa desolata, nel tuo cuore immacolata, tu perdona per amor. Per amore io perdono, non morir figlio diletto. Il dolor mi strazia il petto, la tua morte mia sarà. Giunta è madre l'ora estrema, ormai tutto è consumato. Il creato rinnovato, hai redento qui con me. Trema il cielo, s'oscura il sole, tutti fuggono per terrore. Abbracciata al suo Signore, prega e implora la pietà. Sulla croce è morto il figlio, l'hanno ucciso i peccatori, ma la madre dei dolori per lor chiede l'amistà. Con il cuor trafitto in pianto, il suo sguardo volge e dice: a chi l'animo ha infelice, a chi vinto è dall'error, accorrete a questo colle, voi che il lutto e il mal piangete, il conforto troverete se piangete qui con me. Alla madre dei dolori affrettiamoci, fratelli, il suo duol ognun favelli, il conforto troverà. Vergin Signore in pianto, regina desolata, quest'alma tormentata sostieni nel soffrir. Tu sei Maria, la madre di tutti i peccatori, de per i tuoi dolori concedi la pietà. Ai piedi di questo monte con te vorrei morire, con te poter lenire l'affranta umanità. Rinnovellata pace si spanda dalla croce. Ascolta questa voce, o madre, per pietà. Proseguiamo ora con A Bernardino Lemma, del maestro La Tagliata, struggente brano del repertorio musicale tarantino, conosciuto dal pubblico degli appassionati come A mio padre. Buon ascolto. Thank you.
L'ultimo brano ad essere eseguito sarà Mamma, del maestro Rizzola. Il brano sarà preceduto dalla preghiera a Maria Santissima della Croce, del canonico Don Luciano Solidoro, declamata dalla professoressa Cristina De Vittorio. Preghiera a Maria Santissima della Croce. O Vergine Santissima, che ai piedi della croce divenisti madre e regina dei redenti dal sangue del figlio tuo amatissimo, noi ti salutiamo e devotamente ti veneriamo. Tu sei la nostra corredentrice, il conforto dei nostri travagli, l'unica speranza tra le tempeste della vita che ci tormentano, ci affliggono, ci travolgono. Con il cuore gonfio di lacrime e barcollanti per le pesanti croci quotidiane, saliamo anche noi sul Calvario per trovare te, unica madre e sicuro rifugio, e implorare il tuo aiuto. Sostieni, o madre, la nostra vita. Infondici speranza nelle immancabili prove. Prendici per mano e portaci a Gesù. Ponici sulle tue ginocchia. Insegnaci ad amare la sofferenza. Asciuga le nostre lacrime. Lenisci i nostri dolori. Stringici nel tuo cuore per non sentirci soli e abbandonati. Confortati dalla tua presenza e dal materno tuo aiuto, saranno più lievi le nostre croci, meno amare le nostre lacrime. Ascolta, o madre, e benedici. Thank you.
ci ha seguiti nel corso delle precedenti edizioni, non c'è il maxi schermo, però abbiamo pensato di fare un esperimento particolare. L'ensemble di fiati dell'Associazione Santa Cecilia concederà il bis anche per l'entusiasmo che voi avete dimostrato. E abbiamo pensato di, ed ecco l'esperimento, di vedere, di focalizzare in voi quale sarà il prossimo brano. Se noi dovessimo chiudere gli occhi e fissare in un fotogramma il momento finale dei riti della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, prima della domenica di Pasqua, che dà senso e valore, di Pasqua di Resurrezione, che dà senso e valore alla nostra fede. Dicevo, se dovessimo focalizzare il momento finale dei riti della Settimana Santa per quanto riguarda la passione e morte a Gallipoli, sono sicuro che ognuno di noi vedrebbe il volto di Maria Desolata, che all'alba del Sabato Santo esce dal crocicchio della strada via Lucio Cardami e si affaccia, appena illuminata dal sole, sull'insenatura della Purità. Ed ecco che la Madonna, idealmente, in quel momento, nel guardare l'insenatura della Purità, col suo sguardo benigno di madre dolente, sta abbracciando tutta la città di Gallipoli. Converrete con me che sicuramente è questo il momento, diciamo, finale e culminante dei riti della passione di nostro Signore. Quindi da questo avrete capito che l'ultimo brano che vi regaliamo noi come confraterni dall'Associazione Nantes e l'Associazione Santa Cecilia a voi, nell'augurarvi una buona Settimana Santa e una buona Pasqua di Resurrezione, e una lacrima sulla tomba di mia madre, del maestro Vella. Sicuramente uno dei brani tipici e più sentiti della nostra tradizione musicale. Grazie e buon ascolto.
prima dei saluti e dei ringraziamenti finali, vorrei dare la parola al nostro ospite, al parroco Don Piero De Santis. Ringrazio il priore per avermi dato la possibilità di intervenire e di esprimere non soltanto il mio applauso, il mio apprezzamento per la magistrale esecuzione di questa sera, ma anche il ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa manifestazione. In questi giorni si susseguono iniziative di carattere spirituale, musicale, tutte quante incentrate nel concentrare la nostra attenzione su questo grande mistero che stiamo per celebrare, che è il mistero pasquale di Gesù, un mistero dal quale scaturisce per tutti quanti noi la gioia e la salvezza. La maggior parte dei brani che stasera abbiamo ascoltato hanno avuto come riferimento la Vergine Maria, e credo che non ci sia modo migliore di prepararsi alla Pasqua se non maturando gli stessi sentimenti della Madonna, aiutati anche dalla musica, dall'arte, dalla poesia. Quindi mi auguro che queste manifestazioni possano ripetersi, perché ben esprimono la sensibilità, la devozione del nostro popolo gallipolino. Grazie a tutti. Vorrei fare alcuni ringraziamenti prima di chiudere. Innanzitutto vorrei ringraziare particolarmente i priori Marcello Chirupo della Confraternita del Santissimo Sacramento, Antonio Carmone della Confraternita di Santa Maria degli Angeli e Silvano Solidoro della Confraternita di Santa Maria della Purità, e con loro anche gli altri priori oggi presenti, le altre confraternite, perché è grazie a loro, al loro impegno e alla loro fatica, e non è poca, vi posso assicurare, insieme a loro, quella dei loro sodali, dei membri delle confraternite, se oggi, ancora oggi, possiamo godere di un pezzo importante e determinante della nostra fede e della nostra tradizione culturale. Quindi un grazie sincero a loro, perché proseguano e siano saldi nel tenere ferme, coltivare e tramandare alle generazioni future quello che i nostri avi ci hanno lasciato e di cui una parte oggi abbiamo apprezzato. Prima di invitarvi, anzi darvi appuntamento al prossimo anno, vorrei ringraziare i nostri sponsor che ci hanno aiutati nel far sì che questa serata prendesse corpo. Poi vorrei ringraziare, e vorrei che ci fosse un applauso, la brava presentatrice Elena Passeri. Poi vorrei ringraziare la professoressa De Vittorio. Vorrei ringraziare l'amico Alberto, non c'è bisogno di presentazioni. Naturalmente l'amico fraterno presidente dell'associazione Nantes, Cosimo Maggio, il presidente dell'associazione musicale Santa Cecilia, il maestro Francesco Leone e tutti i componenti nella banda. E soprattutto vorrei ringraziare voi perché grazie anche al vostro calore e al vostro interesse
se noi nel nostro piccolo potremo continuare a preservare i tesori della nostra tradizione. Grazie e arrivederci al prossimo anno.